Secondo dei nostri 5 finalisti è Jack Anselmi. Facciamo. Non stancatevi, sono gratis gli applausi. Allora, Jack, il tempo di indossare. Puoi dare a me? Tengo io? Ok. Chitarra e armonica a bocca. Prego, Leonora. Con 10:25 canta Jack Anselmi. Dieci e venticinque di una torrida giornata, un sabato da non dimenticare. 10:25, il tempo si è fermato ed 85 vite han pagato. E c'è chi urla strage di Stato, c'è chi accusa il nucleo armato, c'è chi ha perso il proprio futuro e non ha più fiato. C'è chi ha perso il proprio futuro e non ha più fiato. 10:25, un silenzio surreale, sangue, polvere, macerie e distruzione. 10:25, l'ora del dolore, l'ora in cui si è spento anche l'amore. E c'è la pista medio orientale o l'errore più banale. C'è chi ha perso il proprio futuro senza fiatare. C'è chi ha perso il proprio futuro senza fiatare. Di processi a soluzioni, tanto rumore e poche conclusioni. In quella stazione la giustizia si è fermata, proprio come l'orologio bianco sull'entrata. E c'è chi urla strage di Stato, c'è chi accusa il nucleo armato, c'è chi ha perso il proprio futuro e non ha più fiato. E c'è chi ha perso il proprio futuro e non ha più fiato. C'è chi ha perso il proprio futuro. Jack Anselmi, il secondo dei 5 finalisti del premio Max Parodi. Grazie Jack. Grazie a voi. Allora, io non vorrei essere nei vostri panni, perché è difficile capire chi possa essere il vincitore di quest'anno. Sono tutti veramente molto, ma molto bravi.